Del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il Signore Gesù ci ha convocati alla mensa della parola dell'Eucaristia per arricchirci del suo amore e farci partecipi della sua vita. Disponiamo i nostri cuori ad accogliere questi doni per la vita presente e futura. Thank you.
Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà. Come le donne e la donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro il suo bene. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1,
secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2, ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Un vecchio saggio, prima della venuta di Gesù, pregava così Dio: Signore, aiutami a contare i miei giorni, i nostri giorni, per diventare saggi. E come dice la scrittura, ecco, gli anni degli uomini sono 70, 80 per i più robusti. La parola ci dice, ecco, di ricordarci anche un altro passo del Vangelo, di quell'uomo stolto che costruisce la sua casa sulla sabbia, cadde la pioggia, straripano i fiumi, soffiano i venti, e quella casa viene spazzata via perché era fondata sopra la sabbia e non sulla roccia. E come quelle 10 vergini di cui ci parlava il Vangelo domenica scorsa, si erano assopite tutte 10, dormivano, mentre il Signore, lo sposo, arrivava. La sapienza. Ecco allora questa pagina di Vangelo che ci viene offerta questa domenica, che si dischiude la nostra vita, invitandoci a vivere l'esperienza umana, sempre guardando a chi? Al Signore della vita, al Signore che ci elargisce sempre più talenti. Ed è molto bello il Vangelo, parafrasandolo questa sera ci accorgiamo di capire altro di quello che forse fino ad ora abbiamo colto,
Questo padrone è Gesù. Questi tre uomini siamo noi. I talenti non sono quelli che abbiamo. Qualcuno forse può cogliere questa sera: io ho talento, sono bravo a dipingere, sono bravo, non so, a qualche altra cosa, sono bravo nella musica, non sono questi talenti di cui ci parla oggi il Vangelo. Gesù affida i talenti. E il pensiero va al Venerdì Santo, al Calvario. Quando dalla croce, dopo aver imbevuto, ricordate, quella spugna che c'è, Gesù grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi un'altra bellissima espressione, che è molto bella e significativa: consegna lo spirito. Cos'è il talento? Cosa sono i talenti? Lo spirito di Dio. Consegna il suo spirito. Lo consegna. A noi è stato consegnato lo spirito di Dio. Pensate se non fosse avvenuta quell'esperienza sulla croce. Saremmo oggi, anzi vivremmo in un modo alquanto diverso. Alquanto diverso. C'è stato consegnato lo spirito di Dio per essere vivi nella vita. E chi vuole partecipare di questa esperienza molto bella e forte di Gesù diventa servo. Avete ascoltato il Vangelo? Ai suoi servi non parla né di mercenari e né di braccianti. Servi. Il mercenario, il bracciante, ecco, è colui che alla fine del mese riscuote un qualcosa. Il servo di Gesù, il servo di Dio, è colui che si immerge in questo mistero, incarna la parola, diventa discepolo, sa pronunziare l'esperienza agli altri che fa nella vita. Allora questa sera vorrei con voi vivere questa esperienza di amore, questo spirito di Dio che è dentro di noi. Anzi, starei per dire questa sera che aleggiava sulle acque quando Dio creava il mondo. Lo spirito di Dio infuso nel cuore dei profeti che annunziarono l'avvento del Signore. Lo spirito di Dio che entra nel ventre della serva di Dio, di Maria, perché potesse generare il Signore. Lo spirito di Dio che tutti noi abbiamo ricevuto dal battesimo agli altri sacramenti. Lo spirito di Dio che questa sera noi lo preghiamo perché scenda sul pane e sul vino, e il pane e il vino diventino il corpo e il sangue di Gesù. Mi fermo qui questa sera e ci poniamo la domanda: e io? C'è lo spirito? Oppure l'abbiamo soffocato un po', lo spirito di Dio, con i nostri falsi pensieri, con le nostre passioni, con i nostri vizi, con quello che cerchiamo, lo spirito di Dio? Allora riappropriamoci del talento, cioè dello spirito che sgorga sempre accostato dall'amore di Dio, e prendiamo in mano la nostra vita per essere protagonisti in questo mondo, per portare l'annuncio di pace e di gioia, un annuncio che libera i prigionieri dalla schiavitù, che dà sostegno e con gli uomini che sono affranti e sconfitti nella vita, che risana i cuori affranti e che dia pace al mondo. Sia questo l'augurio che faccio a voi e anche a me, perché di fronte a questa parola veramente dovremmo inginocchiarci e ringraziare il Signore. Grazie Signore che mi visiti, che mi accarezzi, che mi doni sempre la gioia di risolvere la vita mia. Coraggio.
Ora ci mettiamo in piedi, con gioia professiamo la fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio verrà da Dio. Fratelli e sorelle, siamo consapevoli di non essere sempre capaci di usare il bene e di far fruttificare i doni che il Padre ci ha affidato. Per questo chiediamo a Lui l'aiuto nella preghiera. Diciamo insieme, rendici operosi nell'attesa, Signore. Rendici operosi nell'attesa, Signore. Ti ringraziamo, o Padre, per i doni che affidi alla Chiesa. Il tuo Spirito ispiri e sostenga il Papa e i Vescovi nell'ardua missione dell'evangelizzazione. Preghiamo. Rendici operosi nella Chiesa, Signore. Ti ringraziamo, o Padre, per le nostre sorelle claustrali. Sostienile nella fatica e rivestile della tua grazia. La loro vita sia per tutti noi un'irradiazione della tua presenza. Preghiamo. Rendici operosi nell'attesa, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per i giovani cresimati. Trovino nelle nostre comunità cristiane spazi di accoglienza e di vera amicizia per crescere nella fede e nella carità. Preghiamo. Rendici operosi nell'attesa, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per la nostra comunità. Attinga sempre dalla parola e dall'Eucaristia la forza per essere laboriosa nella carità e vigilante nell'attesa della tua venuta. Preghiamo. Rendici operosi nell'attesa, Signore. Padre, che affida a noi i tuoi beni, concedici la grazia di farne buon uso nella vita quotidiana e di saperli condividere con i fratelli, così che nell'ultimo giorno possiamo essere accolti nella gioia del tuo regno. Per Cristo, nostro Signore. Yeah.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre. Quest'offerta che ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di una eternità beata. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserci il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi in te, Creatore e Padre, per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Santo Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, Padre, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisse in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Caterina e Filippo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettile pure la luce del tuo cuore. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo, Signore fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri beni, come noi che liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con la tua Chiesa. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita. Beati, invitati alla cena del Signore.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del ponte, per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della Santa Benedizione, soltanto qualche avviso, non so se avete saputo di queste ristrettezze nella nostra diocesi. Quindi nelle nostre parrocchie dobbiamo cercare di stare un po' attenti, così non ci chiudono. E allora, le persone che possono entrare in chiesa durante la celebrazione eucaristica, qui da noi sono 75, ho fatto un calcolo, 75 persone. Cioè, ci dovesse essere qualcuno in più, va bene, ma quello. Per cui, se arrivate, la chiesa è piena, magari poi ci sono i volontari là, vi diranno che la chiesa è piena, magari vi trovate il giorno dopo. E noi abbiamo la messa al sabato sera e poi due messe la domenica. Quello che vi chiedo, se uno viene al sabato sera, che non venga il giorno dopo la messa, almeno gli lasciamo il posto con quelli che vengono, se no noi prendiamo due volte la messa, anzi io vi invito sempre di venire alla messa magari per quelli che non vengono, però in questa circostanza è importante che noi lasciamo il posto, se siamo venuti al sabato sera, a chi deve venire il giorno dopo. Quindi collaboriamo fino a quanto magari ci daranno poi nuove disposizioni. Questo è anche un atto di generosità, va bene? Bene, e poi portiamo con noi nel cuore questa bellissima parola: ci è stato consegnato lo Spirito, e lo Spirito è vita. Quindi mi veniva in mente questa sera, non so se a voi capita di leggere la scrittura, a un certo punto si parla di una colomba imbrigliata fra le rocce, e lì, che vorrebbe decollare, vorrebbe spiccare il volo, non riesce. A un certo punto riesce, e questa è la nostra vita. Laddove pensiamo che tutto sia finito, oppure non c'è via di scampo, c'è sempre un momento, ecco, che possiamo osare nella vita, perché non siamo soli, il Signore è con noi, ce l'ha detto questa sera. E ora inchinatevi per la Santa Benedizione. Il Signore sia con voi. La pace di Dio che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore, il vostro spirito, nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita.